uscire con i due punti vuol dire che nelle ultime quattro partite, tre giocate fuori casa e una in casa, venendo da un momento veramente difficile, siamo riusciti a portare a casa tre vittorie in tre trasferte, vabbè, a parte quella di Milano, tre trasferte e una in casa. Perciò voglio dire che pian piano diciamo che stiamo crescendo. Una squadra che ha avuto molti problemi, sta avendo molti problemi ancora con Datome fuori e comunque tutti incidenti di percorso durante la stagione. Questo processo di miglioramento intanto si vede nel carattere. Oggi era una giornata che, come ha iniziato Casale a tirare così bene, potevamo magari in altri momenti lasciare andare la partita via subito. E invece cosa è stato per me queste vittorie fuori casa, a Teramo e qui a Casale, secondo me sono segnali importanti di una squadra che comunque sta crescendo anche dal punto di vista caratteriale. Perciò siamo ancora chiaramente in deficit con la classifica, però credo che stiamo lavorando bene, forse mai o pochissimo abbiamo lavorato al completo, e questo chiaramente per una squadra comunque in parte nuova, in parte che ha sei giocatori che sono venuti dall'Europeo e praticamente abbiamo iniziato a lavorare insieme da 15 giorni prima dell'inizio del campionato, perdendo Dasic, insomma, e sono segnali. Chiaramente abbiamo perso qualche partita magari di troppo in finali come questo, perciò ecco, il segnale è che comunque caratterialmente stiamo crescendo, ma anche tecnicamente e tatticamente oggi ho visto delle buone cose. La difesa ancora deve essere più cattiva, deve mordere di più e soprattutto dobbiamo essere anche più scaltri nel capire i momenti della partita, su chi bisogna difendere. C'è stato un momento all'inizio della partita dove Jennings, sapevamo che era pericoloso nel suo fondamentale migliore, l'abbiamo fatto tirare per tre volte libero, perciò anche in queste cose qua magari alcuni dei nostri giocatori devono ancora crescere. I 92 punti sono tanti, però è anche vero che se questa squadra in questo momento qui non riesce a stringere bene le maglie in difesa, devo dire che in attacco abbiamo più di una soluzione e perciò questo ci consente magari di arrivare a partite come queste anche subendo 92 punti, che non propriamente fa parte del mio credo cestistico, però bisogna anche un po' adeguarsi alle caratteristiche dei giocatori e ripeto, sono segnali aver vinto qui oggi importanti, dopo che martedì comunque ce la siamo giocata fino in fondo anche a Milano. E adesso dobbiamo pensare a recuperare energie, perché Pesaro mercoledì sicuramente da noi sarà, dobbiamo capitalizzare bene questa vittoria in trasferta. Maestranzi è il nostro playmaker titolare, Maestranzi è un giocatore che ci è mancato per quasi due mesi e purtroppo abbiamo subito questa sua assenza, non sta ancora del tutto bene perché ha avuto una brutta contrazione alla coscia, però stringe i denti. E chiaramente quando c'è lui in campo la squadra gira. Gordic è un giocatore sicuramente più di rottura e sicuramente più spostato a spot 2, guardia play, ma devo dire che Gordic fino adesso ha fatto il suo, chiaramente però Maestranzi è il nostro play titolare. Su Sloka e Crosariol abbiamo delle prestazioni alternanti in questo campionato. Di solito si alternano a giocare più uno che l'altro, oggi so che è andato molto bene, perciò speriamo che pian piano possiamo trovare una continuità con tutte e due. Questi ragazzi sono arrivati, soprattutto gli slavi, sono arrivati da un'estate massacrante, perché comunque hanno fatto tutta la preparazione, perché anche loro che sono giovani comunque ne hanno subito le conseguenze. Quando è arrivato sia Gordic che Vedovic, anche Dasic e Slokar, sono arrivati veramente un po' col fiato corto. E essendo giovani anche in campo chiaramente si vedeva un pochettino che non erano al massimo, però è chiaro che più il tempo passa, se Dedovic capisce come stare in campo è un giocatore che veramente può fare la differenza, perciò è chiaro che ha fatto un cambiamento veramente dal primo mese adesso notevole, però devo anche dire che ce ne mette del suo. Noi ci impegniamo per migliorargli il tiro, oggi devo dire qui
il mio assistente Calvani tutta la settimana ci ha lavorato sul tiro di Dedovic, anche proprio, no, e ci stiamo lavorando su questo lavoro di tiro, che lui chiaramente non ha una buona tecnica da fuori, oggi l'ha messa, può darsi che anche questa prova gli dia così la fiducia per lavorare anche sul tiro, che è un po' la sua lacuna. Però è un giocatore chiaramente che, se sa stare in campo e limita magari un po' qualche sciocchezza dettata dalla sua età e anche un po' dalla voglia di fare, è un giocatore che può fare la differenza. E sapevamo che nella costruzione della squadra avevamo dei giocatori come Datome e come Tucker più perimetrali, e con lui è in parte Gordic più penetratore. Chiaramente lui è un giocatore che attacca forte il canestro. Oggi loro, quando sono rientrati in partita lì nel quarto quarto, quando a cavallo lì, quando hanno messo quattro piccoli in campo, noi ci siamo un po' fermati perché eravamo ben in ritmo nel terzo quarto, e devo dire che poi ci siamo inventati anche noi questa situazione di quattro piccoli con Dedovic da numero 4, che subito ha attaccato il canestro due volte e ci ha messo anche in una buona situazione. Però loro sono stati bravi, perché in quel momento lì stavano subendo e hanno cambiato un po' le carte in tavola, giocando con quattro piccoli ci hanno messo in difficoltà. Però devo dire che alla fine siamo stati lucidi anche nel giocare l'ultima palla. Veramente abbiamo giocato male la penultima, quella che avevamo disegnato al time out. Però l'ultima effettivamente è stata quello che volevamo, e bravo anche Maestranzi con col blocco di Cacchiusis a trovare Tucker e metterlo dentro. Datome purtroppo ha questa botta al tallone che ha preso a Treviso ormai quasi un mese fa, e ha riprendendo ha avuto pian piano, perché con le dovute precauzioni, ha avuto un risentimento questa volta alla pianta del piede. Perciò sinceramente adesso siamo molto cauti, abbiamo la partita mercoledì dove purtroppo non potrà giocare, e poi però noi abbiamo il turno di riposo, contiamo di recuperarlo, speriamo, per la partita prossima.